Benvenuti dal campo sportivo di Pistoia Ovest, dove quest'oggi seguiremo il match tra Pistoiese ed Arezzo, valido per la seconda giornata del campionato nazionale Berretti di Lega Pro. Pistoiese che viene dalla sconfitta per 4-2 in quella di Siena, con una doppietta di Nieri per gli arancioni di Alberto Nardi, che quest'oggi affronteranno invece un altro derby contro l'Arezzo. Andiamo subito a dare uno sguardo alle formazioni, partendo da padroni di casa della Pistoiese in tenuta in completo arancione, con Gambini in porta, poi il numero 2 Giomi, 3 Ussia, 4 Ercoli, 5 Gaggioli, 6 Luca, 7 Icardi, 8 Muo, 9 Neri, 14 Pinucci e 11 Pastacaldi. Risponde l'Arezzo di Alessandro Longo in completo amaranto, con in porta Ubirti con il numero 1, 2 Ruscetta, 3 Artini, 4 Verdelli, 5 Neri, 6 Tralci, 7 Sussi, 8 Minocci, 9 Caselli, 10 Finocchi e 11 Fontana. Arbitra l'incontro Edoardo Mazzoni, assistito da Fabrizio Chiesi e Caterina Gelli, tutti della sezione di Prato. Sembra tutto pronto per l'inizio di questa sfida tra Pistoiese ed Arezzo. Batterà calcio d'inizio l'Arezzo, in questo momento già battuto, pallone subito lanciato in avanti da Verdelli a cercare Sussi, si lotta subito a centrocampo, pallone verso Caselli, chiude Luca in due tempi, allontana la sfera, Nieri anticipato, pallone ancora verso Caselli, Luca di testa, Sussi recupera questo pallone, poi viene chiuso molto bene da Ussia, Muo riesce a uscire, palla al piede con un buon numero, poi viene chiuso da Verdelli, ma l'ultimo tocco è il suo, quindi già battuta la rimessa con le mani in favore di Caselli, ma Luca lo anticipa e rilancia in avanti ancora verso Neri, fermato in modo regolare secondo l'arbitro. Pallone a Sussi, Sussi prova ad accentrarsi, cerca l'imbucata, Sussi, ma esce molto bene Gambini e anticipa Fontana, rimette subito il pallone basso verso Luca, pallone allargato verso Ussia, anticipo su Pastacaldi, pallone finisce in fallo laterale per la Pistoiese. Partita iniziata da poco più di un minuto, con un Arezzo che sembra subito pronto a spingere, adesso recupera questo pallone con Finocchi, che viene fermato molto bene da Pinucci, ma il pallone è recuperato ancora da Verdelli, Verdelli trova Caselli, grandissima la chiusura difensiva di Giomi che salva tutto, ma ancora il pallone in aria, Verdelli guadagna in qualche modo un calcio d'angolo, grandissima chiusura di Giomi su Caselli che si stava per trovare a tu per tu da solo contro Gambini. Attenzione, seguiamo questo calcio d'angolo, il primo per l'Arezzo, battuto corto il destro di Minocci, è un tiro cross che non trova né i compagni nella porta, ma pericolosissimo, si lamenta anche Gambini per un intervento scorretto di Caselli su di lui. Comunque rimessa dal fondo per gli arancioni, 0-0, primo pericolo lo porta l'Arezzo con questo tiro cross di Minocci dal calcio d'angolo battuto corto, ora rinvia lungo Gambini, colpo di testa di Verdelli, poi ancora Minocci, arriva per primo Muo sul pallone ma in contrasto con Sussi se lo porta fuori, quindi fallo laterale per l'Arezzo, va con le mani Ruscetta, pallone sporcato dalla centrocampo arancione, si lotta su ogni pallone, riesce a uscirne Muo che poi lancia in avanti Nieri ma non riesce a trovarlo, Tracci con facilità rilancia in avanti, il pallone adesso arriva dalle parti di Luca che preferisce sparare in fallo laterale, non rischiare visto che Caselli era lì ben appostato. Altra rimessa laterale con le mani per l'Arezzo, va
Ruscetta. Tocco verso Verdelli che rimette in moto Ruscetta, il cross di Ruscetta, troppo verso la porta, finisce alto sopra la traversa, nessun problema chiaramente per Gambini, non è riuscito a calciare benissimo Ruscetta. Si parte ancora con il pallone basso verso Capitan Gaggioli che salta molto bene l'avversario e fa ripartire i suoi, ma c'è subito il recupero del pallone da parte dei giocatori dell'Arezzo, cioè forse fallo anche di Fontana, l'arbitro dice che è tutto regolare, quindi rimessa laterale con le mani affidata a Artini, cerca ancora Fontana, contrasto contro Giomi che mette il pallone in fallo laterale ancora per l'Arezzo e ancora con le mani Artini. Artini la gioca lunga verso l'aria, trova Caselli che però stoppa il pallone con un braccio, controllo con il braccio di Caselli, quindi fallo di mano, calcio di punizione che va a battere Gambini. Luca rilancia lungo ma l'arbitro ferma tutto, il pallone non era uscito dall'area di rigore, quindi fa ripetere tutto l'arbitro Mazzoni. Forse un bene, aveva dovuto sparacchiare davanti Luca. Gambini, rinvio lungo, pallone viene preso per un attimo dagli arancioni, poi Verdelli, Finocchi, il tocco dietro verso Artini che lancia lungo ma ancora Luca fa buona difesa, cerca la Pistoiese di mettere giù questo pallone, subisce fallo muo da Finocchi, quindi calcio di punizione per la Pistoiese, già battuto, pallone allontanato sulla destra dove c'è Icardi, non con, ha un controllo felicissimo ma comunque guadagna la rimessa laterale che lascia Giomi. Muo, tocco verso Luca, pallone non bellissimo verso Giomi che in qualche modo gioca verso Icardi, però Caselli, attenzione, cerca di rubare il tempo a Luca Caselli, Luca lo ferma ma interviene ancora Sussi, si allarga sulla fascia Sussi, si porta però il pallone fuori in fallo laterale, non riesce a tenerlo in campo, veloce esterno offensivo della squadra di Longo. Battuta con le mani per Giomi, ma c'è un problema per un giocatore della Pistoiese, mi pare per Luca, Play Luca, tra l'altro uno degli aggregati alla prima squadra di Mister Indiani. Batti e ribatti di testa, pallone che arriva dalle parti di Verdelli che commette però fallo su Muo. Vediamo ancora Luca, si tocca all'interno coscia, forse un problema sul contrasto precedente. Finocchi, tocco per Minocci che sbaglia tutto, Luca tocca corto verso Pinucci che allarga su Icardi, bello il duello con Artini su quella fascia. C'è fallo laterale per la Pistoiese, andrà a battere la rimessa con le mani Giomi appena il pallone tornerà nella sua disponibilità. Ecco che gli arriva il fallo laterale per la Pistoiese. Lungo cercare Icardi o Neri, non trova nessuno dei due, lancia il pallone Artini. Caldi va a cercare ancora nuovamente Icardi, non lo trova, un lancio lunghissimo verso Caselli che forse era in posizione regolare, allarga il pallone verso Sussi, Sussi punta l'avversario, Sussi il destro di Sussi ed è 1-0 per l'Arezzo. Grandissimo lancio dalla difesa verso Caselli che forse era in posizione irregolare, forse c'era fuori gioco di rientro, ma nessuno dei due guardalini, in questo caso Fabrizio Chiesi, non ha alzato la bandierina, è riuscito a aprire bene il gioco su Sussi che è andato a puntare Ussia e poi ha scaricato il destro che ha battuto Gambini, un bel diagonale all'ottavo minuto, l'Arezzo passa in vantaggio
con il gol di Sussi. Vediamo se ci sarà subito la reazione degli uomini di Alberto Nardi, che devono però effettuare un cambio. È pronto, se non sbaglio, con il numero 16 Mecacci ad entrare in campo. Esce Luca, probabilmente non ce la fa, anzi senza probabilmente, direi che non ce la fa dopo la botta subita precedentemente nel contrasto, forse un fastidio muscolare. Comunque si riparte con Mecacci subito, che allarga verso Gaggioli. Pistoiese sotto di una rete, segnato all'ottavo minuto Sussi. Adesso con le mani Ussia, mi scuso per la pronuncia se sbaglio l'accento. Comunque pallone lanciato in avanti, facile per Tralci, che gioca di testa su Ubirti. Fa salire i suoi Ubirti. Va rinvio lungo. Ossia Pinucci allarga il gioco, trova Icardi, si va a sovrapporre Giomi, non lo serve Icardi. Mecacci ancora verso Icardi, attaccato da Finocchi, si lotta a centrocampo, poi arriva il fischio dell'arbitro, cioè calcio di punizione per la Pistoiese. Questa è la scelta di Mazzoni, già battuto il calcio di punizione tra l'altro con Muo. Gioca su Capitan Gaggioli, Ossia trova ancora Muo, che però si ferma, torna indietro, riesce a evitare un paio di avversari sulla sinistra. Muo poi finisce giù, il pallone lungo, troppo lungo per Pastacaldi, che non riesce ad arrivarci, a tenerlo in campo. Quindi rimessa dal fondo per l'Arezzo quando siamo al decimo minuto, 1-0 per gli ospiti, che adesso ripartono. Un pallone corto, ora bella giocata di Fontana, che però non riesce a trovare Caselli. Icardi con le mani, pallone lo lascia Giomi. Mecacci riesce a controllare il pallone, poi sbaglia però il passaggio in avanti, forse con un braccio Fontana. Tutto regolare per l'arbitro. Giomi mette il fallo laterale, si lamenta un po' Icardi, va con le mani Artini. Pallone lungo a cercare Finocchi, contrasto, Icardi non riesce a tenere il pallone in campo. Ancora rimessa laterale per Artini verso Fontana, cerca di proteggere il pallone, gli viene soffiato. Rilancio lungo verso Nieri, che subisce fallo e fa risalire la sua squadra. Calcio di punizione che andrà a battere Mecacci. Vediamo se lo giocherà corto, cercherà il lancio lungo, va al lancio lungo sulla fascia verso Pastacaldi, che la gira di testa verso Nieri, la lascia scorrere Nieri, ferma tutto l'arbitro per fuorigioco di rientro dell'attaccante arancione, segnalato da Caterina Gelli, la seconda assistente dell'arbitro Mazzoni. Birti la gioca subito, il pallone corto, ma sbaglia l'Arezzo, cerca di ripartire allora la Pistoiese, il pallone verso Nieri, lo mette dentro Artini, Icardi, il pallone finisce dentro, 1-1 della Pistoiese. Non so bene chi abbia toccato il pallone, se Icardi che sta festeggiando e con i compagni o Artini, tant'è che il pallone finisce in rete, viene sorpreso Ubirti sul suo primo palo. Pallone carambola in porta sul cross di Nieri,
si avvienta sul pallone sia Icardi che Artini, uno dei due tocca il pallone, noi lo diamo a Icardi il gol. Quindi diciamo che Icardi ha segnato un altro gol, quindi diamo il gol a Icardi, 1-1 tra Pistoiese ed Arezzo. Già iniziata la partita con un fallo qui di Minocci su Ercoli, quindi calcio di punizione affidato ai piedi di Capitan Gaggioli quando siamo al 14° minuto, 1-1, ha pareggiato subito la Pistoiese. Pinucci lotta a centrocampo con Verdelli. Pinucci riesce a guadagnare un calcio di punizione, viene afferrato e messo giù da Verdelli. Uno scontro molto fisico tra i due ragazzi. Calcio di punizione affidato ai piedi di Ercoli. Invece batte a sorpresa Pinucci verso Giomi, che torna indietro a Mecacci, lo mette un po' in difficoltà. Bravo Mecacci a allungare subito per Gaggioli, che allarga ancora per Ussia. Lancio verso Nieri, che riesce a allungare il pallone sul secondo palo su Icardi, che salta l'avversario. Icardi prova a entrare in area, il tocco dietro per Muo, il pallone troppo lungo, non lo controlla benissimo, poi riesce a allargarlo però Ussia, il cross arriva prima Pinucci, prima Pastacaldi, poi Nieri, non riescono nessuno dei due a girare il pallone verso la porta. Gaggioli recupera questo pallone a centrocampo, grandissimo Gaggioli che si incunea in aria, prova il cross ribattuto, guadagna una rimessa dal fondo l'Arezzo, l'ultimo tocco è di Gaggioli. Pistoiese che però ha trovato il gol e cerca subito di spingere per trovare anche il vantaggio. Artini regala il pallone ad Ercoli, lancio lungo a cercare Nieri, troppo lungo, facile per Ubirti, ringrazia comunque Nieri il compagno. Bella partita comunque, subito, questa è stata subito una bella partita, iniziata subito forte, gol all'ottavo, un gol al 12°, 1-1 tra Pistoiese Arezzo. Gaggioli allarga verso Pastacaldi, Nieri cerca il controllo, tralci in vantaggio, appoggia Ubirti che lancia subito in avanti verso Fontana, ma il pallone finisce in fallo laterale. La rimessa, la batterà Giomi. Nieri cerca lo stop di petto, il pallone riconquistato dall'Arezzo solo per un attimo. Adesso Muo, Pastacaldi allarga verso Pinucci, allarga verso Pastacaldi, non lo trova. Si riparte quindi con una rimessa dal fondo per l'Arezzo. 1-1 Sussi, Icardi, gli autori dei gol. Sussi per l'Arezzo, Icardi per la Pistoiese. Rinvio lungo di Ubirti che arriva a centrocampo. Verdelli l'allunga su Caselli che lotta contro Mecacci, che riesce a sporcargli il pallone. Si lotta ancora a centrocampo per il possesso, poi Gaggioli spazza in fallo laterale. Che andrà a battere con le mani Ruscetta. Minocci, Ruscetta, il cross sul secondo palo, troppo lungo per Fontana, che riesce a tenere però il pallone in campo. Finocchi, il cross in mezzo, Mecacci allontana la minaccia, ma continua a spingere l'Arezzo. Fontana non è riuscito a tenere il pallone in campo nel controllo precedente, quindi fallo laterale per la Pistoiese. Si perde un po' di tempo ogni volta che il pallone finisce fuori dal campo nel
per andarlo a recuperare. Va Giomi con le mani, veramente non ci sono i raccattapalle. Pallone lungo verso Icardi, la sfida ancora contro Artini, chiede un fallo di mano Icardi, glielo concede Caterina Gelli che alza la bandierina, quindi calcio di punizione da posizione interessante per provare a mettere un cross pericoloso in mezzo all'area per la pistoiese di Alberto Nardi. Sul pallone in questo momento ci sono sia Pinucci che Ercoli, ma si allontana Ercoli, quindi andrà a battere Pinucci questo calcio di punizione. Si crea subito un mucchio in aria, salgono le torri arancioni, un po' di contatti al limite, mentre l'arbitro mette la barriera e non si accorge di nulla. Drappinucci con il destro. Parte Pinucci, la palla in aria, Mecacci arriva per primo sul pallone e col mancino non riesce col piattone a mettere la palla in rete, la tira sopra la traversa da posizione buonissima. Peccato per Mecacci che non è riuscito a tenere il pallone basso, il difensore centrale è entrato al posto di Luca. Dopo pochi minuti di questo primo tempo, clamorosa occasione sui piedi di Mecacci, si resta però sull'1-1, bello il calcio di punizione di Pinucci al 20°, Mecacci è andato vicinissimo al gol del 2-1. Rimessa laterale adesso in zona offensiva per l'Arezzo, tocco verso Sussi. Sussi cerca di liberarsi dell'avversario, Sussi prova il cross ma Pastacaldi riesce a chiuderlo in fallo laterale in ripiegamento difensivo. Quindi rimessa laterale ancora affidata alle mani di Ruscetta, tocco all'indietro verso Neri, il cross in mezzo di Neri direttamente tra le braccia di Gambini e poi si lamenta che Caselli gli ha toccato il pallone con le mani. Che ha ritardato il rinvio del portiere, attenzione però perde subito palla la pistoiese in una zona sanguinosa. Minocci allarga verso Fontana, Fontana punta l'avversario, prova il cross in mezzo, allontana Mecacci, pallone recuperato da Verdelli solo per un attimo, ancora Mecacci che è entrato molto bene in campo in questa partita. Ora Gaggioli allontana il pallone, il tocco di testa di Neri mette però in movimento Nieri che allarga molto bene sulla destra per Icardi, prova il cross di prima, Artini riesce in qualche modo a smorzarlo e a rinviare lungo verso Caselli, si alza la bandierina, c'è il fuorigioco stavolta segnalato da Chiesi di Caselli. Fiammate di questa partita, si accende veramente a momenti e regala spettacolo. Primo tempo molto divertente, attenzione se ne va sulla sinistra velocissimo Fontana, il tocco verso Caselli, il tacco ancora verso Fontana ma non è preciso, però bella l'azione dell'Arezzo, pericolosissima. Capitan Caselli sta giocando una buona gara. Rimessa laterale con le mani per Artini, tocco verso Finocchi, finisce giù, calcio di punizione per l'Arezzo. Calcio di punizione sul vicino al limite dell'area, sul lato sinistro, sul pallone Sussi e Artini. Artini col sinistro, Sussi con il destro, vedremo chi andrà a calciare dei due quando siamo ormai al 23° minuto di questo primo tempo, quindi alla metà del primo tempo siamo sull'1-1. Parte Sussi con il destro, becca la barriera, Finocchi il tiro
ribattuto poi dalla difesa, diventa buono per Minocci che crossa nuovamente sul secondo palo. Ci arriva Finocchi, però era fuori dallo specchio della porta e non riesce a girare il pallone verso i pali difesi da Gambini. Quindi nulla di fatto, si resta sull'1-1 questa sfida tra Pistoiese ed Arezzo. Minocci non controlla Ercoli, Caselli cerca un'altra imbucata verso Sussi, non lo trova. Caselli si ritrova però il pallone tra i piedi, riallarga molto bene verso Sussi. Sussi, il cross in mezzo sul secondo palo, arriva Finocchi, il destro, calcia troppo di esterno il numero 10 in maglia amaranto e il pallone finisce lontano dai pali di Gambini, ma ancora ci prova l'Arezzo a rendersi pericoloso con il tridente d'attacco Fontana, Caselli, Sussi con Finocchi che sale a dare una mano, a fare praticamente il trequartista, a dare una mano ai tre davanti e lavorando tra le linee sta mettendo un po' in difficoltà gli arancioni. Quindi si riparte dalla rimessa dal fondo per la Pistoiese con Gambini. Pallone controllato per un attimo da Pastacaldi, poi pallone lanciato in avanti a cercare Nieri, chiuso da Tralci, si lotta sulla fascia laterale ma c'è un calcio di punizione, fallo per gioco pericoloso, punizione quindi per l'Arezzo. Va Ruscetta lungo a cercare il solito Caselli, il pallone resta lì, Fontana lo recupera, riesce a girarsi verso la porta, Fontana prova il tiro che viene però smorzato dalla schiena di un difensore arancione, riparte quindi Giomi subito, pallone basso, Icardi evita un avversario, cerca di evitarne un altro, ancora Icardi sulla destra contrastato da tre avversari, guadagna il massimo possibile, quindi la rimessa laterale, Giomi cerca di difendere il pallone Nieri ma glielo sporca il difensore dell'Arezzo, ancora Giomi che lotta sulla destra, poi commette fallo su Finocchi prima che Icardi recuperasse il pallone, quindi calcio di punizione per l'Arezzo quando siamo al 26esimo, 1-1 qui al campo sportivo di Pistoia Ovest. Guadagna un po' di metri, diversi metri guadagna Artini dal punto di battuta. Va con il destro stavolta Artini, lungo a cercare Sussi dall'altra parte, capisce tutto Ussia che mette in fallo laterale e andrà a battere Ruscetta, si fa vedere ancora Sussi, bello il duello contro Ussia, se ne va ancora Sussi, il cross deviato però da Ussia in calcio d'angolo. Quando siamo al 27esimo, calcio d'angolo per l'Arezzo. Vediamo se lo batteranno corto come prima o andrà in mezzo stavolta la squadra amaranto allenata da Longo. Battuto corto ma cross in mezzo, non filtra il pallone, riesce a allontanare la difesa della Pistoiese ma cerca di alimentare ancora la manovra offensiva l'Arezzo con Sussi sulla destra, tutto libero Sussi, il cross in mezzo, il colpo di testa di Fontana non trova lo specchio in girata, pericolosissima azione dell'Arezzo che sfiora il 2-1, occasione importantissima, forse dopo quella di Mecacci per la Pistoiese questa per l'Arezzo è l'occasione migliore per andare in vantaggio con un gran colpo di testa che però non trova lo specchio. Fontana recupera subito questo pallone su Mecacci che sbaglia, Caselli in mezzo all'area, Caselli non riesce a tirare, contrastato pallone per Finocchi, Ercoli lo ferma
ne esce Gaggioli, ma ancora pallone per l'Arezzo. Sussi, il tocco per Ruscetta, il cross di Ruscetta all'indietro, allontanato ancora dagli arancioni. Verdelli, ancora per Sussi, dalla destra arrivano i pericoli maggiori per l'Arezzo. Sta giocando veramente molto bene, molto pericoloso Sussi, che spesso trova lo spazio per andare tra le linee e trovare il modo di andare a crossare indisturbato. Ruscetta, tocco all'indietro, il cross lungo di Neri, si impegna Fontana, spinto irregolarmente da Icardi. Calcio di punizione quindi guadagnato nuovamente da Fontana sull'out di sinistra, dove va Artini, arriva anche Sussi. Molto interessanti nell'Arezzo, stanno facendo vedere molto bene Sussi e Caselli. Vediamo chi andrà tra Sussi e Artini a battere questo calcio di punizione. Ancora Sussi con il destro verso la porta, Gambini ci mette i pugni, pallone allontanato, poi rigiocato nuovamente in aria, più per non rischiare che per cercare di alimentare l'azione offensiva. Ma ancora occasione per l'Arezzo con questo calcio di punizione di Sussi, che è andato direttamente in porta. Attentissimo Gambini, che respinge con i pugni e ora rinvia con i piedi, pallone lungo a cercare i compagni, ma pallone ancora per l'Arezzo. Caselli riesce a vincere il contrasto con Mecacci, Caselli se ne va, Caselli il tiro, respinge Gambini, ma il pallone era già uscito sul fondo e quindi ci sarà rimessa dal fondo. Non tutto inutile quello che era riuscito a fare Caselli, che è sembrato infermabile in questa azione. Attenzione, perché l'Arezzo quando sale fase offensiva dà l'impressione di poter veramente fare male. Quando siamo alla mezz'ora di questo primo tempo, 1-1, rinvio ancora lungo, ma ancora preda dei giocatori dell'Arezzo, ancora al lancio verso Caselli, stavolta Gambini legge molto bene l'azione ed esce in presa, in tuffo, presa bassa. Bravo Gambini, pallone pericoloso, ancora lanciato lungo verso Caselli, che riesce a muoversi molto bene sul filo del fuorigioco, quindi deve stare molto attento alla difesa della Pistoiese. Anticipato Gaggioli, messo in movimento ancora Caselli, il suo destro però è centrale. Gambini riesce a bloccarlo senza problemi. Qualche minuto che l'Arezzo sta giocando veramente, sta creando veramente tanti pericoli. Adesso Icardi ha avuto un battibecco un po' con Gambini, voleva il pallone corto perché ogni rinvio lungo è sempre preda dei difensori dell'Arezzo, e anche questo lo è stato. Forse non aveva tutti i torti Icardi nel chiedere al portiere di giocare il pallone corto. Artini, bello il lancio lungo che va a cercare Fontana, liberissimo sulla sinistra, affrontato ora da Ercoli. Fontana raggiunge il fondo, il cross facile per Gambini. Ma ripeto, ancora l'Arezzo che da qualche minuto si sta rendendo molto più pericoloso della Pistoiese, che non riesce più a tenere il controllo del pallone. Nieri lì davanti non gli arrivano i palloni, non riesce quindi neanche a cercare di tenere il pallone per far salire la squadra. Verdelli, lancio ancora a lungo a cercare o Caselli o Fontana, bravissimo Mecacci nella chiusura, appoggia il pallone dietro, si lamenta un po' Caselli per le trattenute dei difensori arancioni. E mi sembra che Gambini sia ancora intenzionato a rinviare lungo, stavolta va a cercare Pastacaldi sulla sinistra, Ruscetta di testa mette in fallo laterale, riesce finalmente la Pistoiese ad avere un possesso, vediamo come lo sfrutterà. Nieri, il tocco verso Pinucci, fermato da Finocchi subito,
Il lancio di Finocchi, bello, su Caselli. Caselli entra in aria, Caselli, il destro di Caselli, e trova il 2-1. Stavolta Mecacci non riesce a chiudere su Caselli. Capitano dell'Arezzo porta in vantaggio gli Amaranto, 2-1. Bello il lancio di Finocchi, grande scatto di Caselli che in velocità e col fisico protegge il pallone sull'attacco di Mecacci, che finora comunque ha fatto un'ottima gara e riesce poi a infilare nuovamente in diagonale il portiere Gambini. Quindi quando siamo al 33esimo minuto del primo tempo, Arezzo 2, Pistoiese 1, i gol di Sussi e Caselli per l'Arezzo, il gol di che ho attribuito a Icardi per la Pistoiese, che riparte adesso con Muo che allarga sulla destra, evita bene l'avversario Giomi, lancio lunghissimo a cercare Nieri, chiuso però molto bene da Neri che aspetta l'uscita del portiere Ubirti e protegge il pallone. Vediamo se ci sarà subito un'altra reazione come c'è stata dopo l'1-0 di Sussi da parte degli uomini Nardi, e Nieri recupera subito questo pallone. Nieri cerca di saltare Verdelli, lo supera Nieri, il sinistro non trova lo specchio, peccato per l'attaccante degli arancioni che aveva segnato una doppietta nella sfida precedente contro il Siena. È rimasto adesso a terra Neri dell'Arezzo nel contrasto precedente con Nieri, che gli ha soffiato il pallone e se n'è andato, è riuscito a entrare in aria, ma il suo mancino non ha trovato la porta, quindi si resta sul 2-1 per l'Arezzo al 35esimo. E rinvio dal fondo per Ubirti. Che giustamente ha visto che a centrocampo i palloni sono tutti dei suoi compagni, allora l'invia lungo, pallone che arriva a Caselli, il tocco no look, non trova nessuno dei suoi compagni, poi pallone ribattuto, finisce in fallo laterale, Ussia con le mani, cerca ancora Nieri, chiuso però da Tralci, in fallo laterale. Ancora Ossia con le mani, si fa vedere Muova, ancora lungo verso Nieri, fermato però in modo falloso dal suo marcatore, quindi calcio di punizione sul pallone. Va Pinucci, che ha dimostrato di avere un buon destro, di saper mettere dei palloni interessanti. Come è successo per il calcio di punizione ha trovato Mecacci, che per poco non è riuscito veramente per un soffio a mettere il pallone in rete. Quindi tutto pronto per questo calcio di punizione, Pinucci alla battuta, parte Pinucci con il destro, il pallone toccato di testa da Ercoli, finisce sul secondo palo, grandissimo gol di Ercoli che in spizzata di testa allunga il pallone che si va a insaccare nell'angolino sul secondo palo, pareggia la Pistoiese quando siamo al 37esimo con il numero 4 Ercoli sull'assist, sul cross di Pinucci da calcio di punizione, bella palla di Pinucci, ma bravissimo Ercoli, non era per niente facile questa girata di testa sul secondo palo. Pistoiese che trova quindi il pareggio al 37esimo, tutto da rifare per l'Arezzo, può adesso provare a cercare di vincerla la Pistoiese. Vediamo se l'inerzia della gara cambierà, perché prima del 2-1 c'è stato un 10 minuti, un quarto d'ora tutto a favore dell'Arezzo, ma la Pistoiese di grande caparbietà riesce a trovare nuovamente il gol del pareggio. Ma adesso Sussi, Caselli si lotta al limite dell'area della Pistoiese, cerca di uscirne Muo, ci riesce guadagnando un calcio di punizione. Mecacci
Giomi cerca di saltare Fontana, ma sbaglia tutto. Pallone ancora di Sussi, bellissimo per Finocchi che cerca di toccarlo verso la porta o verso Caselli, ma il suo tocco è troppo debole, quindi Gambini può far la sua. Ma attenzione, subito pericoloso l'Arezzo. Dopo il gol del pareggio della Pistoiese, pallone lanciato, rilanciato male da Mecacci, che adesso va a chiudere su Fontana in fallo laterale. Sale a rimettere il pallone con le mani Artini. Partita è veramente che ha avuto delle folate molto molto interessanti, sono visti giocatori interessanti. Verdelli, il cross in mezzo verso Caselli, rimpallo sfortunoso, ma è tutto fermo, non è regolare, non c'è il clamoroso autogol di Gaggioli, perché Caselli era fuori gioco per fortuna della Pistoiese, perché avevano commesso veramente una papera involontaria di Giomi, che aveva rinviato con i pugni sulla testa di Gaggioli e il pallone si era infilato all'incrocio. Per fortuna è tutto fermo e non è regolare, si resta sul 2-2. Icardi allarga, belle il pallone in avanti. Nieri cerca di evitare il suo avversario. Nieri, il tocco indietro verso Icardi, parte il cross di Icardi sul secondo palo, troppo lungo per Pinucci. Pinucci cerca di tenere questo pallone in campo, ci riesce, ma Verdelli glielo soffia. Poi arriva Pastacaldi, poi ancora Pinucci. Il tocco di Pinucci, il rinvio di Finocchi. Gaggioli di testa. Ancora pallone per la Pistoiese, lo perde però in una posizione sanguinosa. Bella palla di Caselli verso Fontana. Fontana, grandissima chiusura di Mecacci, che leva dai piedi, sradica veramente il pallone dai piedi di Fontana, che poteva andare in porta. Ma Arezzo, che subito il gol del 2-2, ha cercato subito di rendersi nuovamente pericoloso. Verdelli, Artini, Verdelli, lo scambio nello stretto, perde palla Verdelli, controlla male Nieri, lancio a cercare sulla sinistra Pastacaldi, lo trova in aria Pastacaldi, cerca il cross ancora per Nieri, non ci arriva l'attaccante arancione. Poi rinvio di Ruscetta, si alza un campanile, pallone ancora allontanato dalla difesa. Minocci cerca di allontanare il pallone. Mecacci ancora si lotta a centrocampo, pallone ora viene per un attimo messo giù dall'Arezzo, poi lanciato ancora avanti da Ruscetta. Ussia lo controlla adesso sulla fascia sinistra, attaccato da Sussi. Il ripiegamento difensivo viene fermato dal numero 7 Amaranto, che voleva anche la rimessa, ma è per gli arancioni. Cercato Nieri, che va giù, per l'arbitro è tutto regolare. Lotta Pastacaldi, lotta ancora Nieri, che va nuovamente giù, ancora tutto regolare. Prova questo tiro muo, che è molto molto debole, e finisce facile tra le braccia di Ubirti. Contrastato il tiro di Muo, non sembrava molto convinto neanche lui della sua conclusione. Mette giù il pallone Caselli, poi sporcato pallone dalla Pistoiese, che lo recupera e subisce fallo. Adesso Pastacaldi, il calcio di punizione per gli arancioni. Pinucci già battuto verso Muo, lancio lungo di Muo a cercare Icardi, troppo lungo il pallone, Icardi non riesce a tenerlo in campo, anche se ci ha provato il generoso giocatore arancione. Quindi rimessa laterale affidata a Artini, quando siamo al 42esimo minuto di questo primo tempo. Giomi di testa, Verdelli lancia lungo, Gaggioli si fa scavalcare dal pallone Pastacaldi, Gaggioli anticipato da Caselli, ma fuori gioco di rientro di Caselli, che non è molto convinto di queste scelte arbitrali. Pallone che arriva facile ad Artini, che lancia lungo a cercare Sussi, chiude tutto la difesa arancione. Minocci in contrasto
con Pinucci, pallone arriva a Sussi, chiuso molto bene da Ussia, il fallo laterale. Siamo negli ultimi due minuti di questo primo tempo, escluso il recupero, Verdelli, Ruscetta. Ruscetta cerca di passare, non trova compagni, pallone allontanato, lo controlla Neri che lancia lungo, pallone ancora spazzato dalla difesa, arancione, Artini, ancora pallone messo fuori da Giomi, poi Verdelli, il controllo di Sussi, lo vanno a raddoppiare, addirittura a triplicare gli arancioni, hanno capito che è molto pericoloso numero 7 arancione, bella la palla di Verdelli che trova in mezzo all'area Minocci che viene chiuso in calcio d'angolo dal doppia chiusura di Gaggioli e Muo, ma ancora una bella palla in profondità, si fanno trovare tra le linee delle difese, delle maglie, degli arancioni, i giocatori dell'Arezzo e si rendono sempre parecchio pericolosi con queste iniziative. Deve aumentare un attimo la concentrazione difensiva e di posizionamento forse la difesa arancione. Siamo questo calcio d'angolo battuto in aria, basso, il pallone allontanato dalla difesa, Finocchi prova a rigiocarlo, lo svirgola, si alza un campanile che comunque diventa preda di Verdelli che fa un gran controllo, se lo porta verso l'aria, Verdelli il tocco dietro ancora per Finocchi che col sinistro apre troppo il piattone e non trova lo specchio della porta, difesa da Gambini e quindi si resta sul risultato di 2-2 tra Pistoiese ed Arezzo, ma ancora Arezzo pericolosissimo. Rinvio, non colpisce bene Gambini, riesce a tenere però il pallone Pastacaldi, Muo contrastato da Minocci, se ne va Minocci, bello il pallone ancora per Fontana, palo di Fontana! Arezzo ancora nuovamente vicinissimo al vantaggio, ma grandissima la parata di Gambini perché il pallone è in calcio d'angolo. Quindi l'ha toccato Gambini, Sussi lo mette subito in mezzo all'area, Gaggioli allontana, poi sbaglia il rinvio la difesa della Pistoiese, ma c'è un tiro di Verdelli che finisce alle stelle più da partita di rugby che di calcio. Avrebbe segnato una grande meta in questo caso. Si resta comunque sul 2-2 quando siamo al 46esimo, quindi siamo già nel primo minuto di recupero di questo primo tempo che invece si chiude qui. Appena ho nominato il tempo, l'arbitro ha deciso che si può chiudere qui il primo tempo tra Pistoiese ed Arezzo, 2-2 gli autori dei gol, per l'Arezzo Sussi e Caselli, per la Pistoiese Icardi e Ercoli. Tutto pronto per questo secondo tempo tra Pistoiese e Arezzo. Si parte in questo momento 2-2 il risultato nella prima frazione dopo il gol di Ercoli, che in questo momento perde palla ma subisce fallo da Caselli. Gol di Ercoli e Icardi per la Pistoiese, Caselli e Sussi per l'Arezzo. Pistoiese che ha già effettuato un cambio, è entrato Mecacci che ora batte il calcio di punizione al posto di Clay Luca, pallone ribattuto dalla difesa. Pastacaldi cerca di Pinucci, cerca di andarsene, viene messo giù, non c'è nulla per l'arbitro, Caselli il tocco sbagliato all'indietro, Luca è uscito, dicevo, per infortunio, è entrato Mecacci, Fontana che adesso è qui sulla destra, scambiato con Sussi che è andato sulla fascia sinistra, tocco all'indietro verso Artini, lancio lungo di Artini, Mecacci la mette fuori, Muo attaccato da Verdelli, ruba il pallone Verdelli, pensa il tiro, poi prova l'imbucata, il pallone recuperato per un attimo da
dalla Pistoiese, che ora lo allarga su Icardi. Icardi attaccato da Artini. Icardi, bravissimo, bellissimo il pallone di Icardi adesso verso Neri. Sulla destra Neri, il cross basso a cercare Pastacaldi. Chiude però in calcio d'angolo Tralci. Quando siamo dopo, sono passati un minuto e mezzo di questo primo tempo, Pistoiese che cerca subito di partire forte. Calcio d'angolo, salgono le torri, sale Gaggioli, sale Mecacci dalla difesa. Calcio d'angolo però battuto corto, adesso prova a far partire il cross ribattuto da Finocchi. Rinvio lungo, Fontana tiene questo pallone, non c'è fallo secondo l'arbitro. Fontana, il cross lungo a cercare Sussi, anticipa tutti. Gambini in uscita, ma il pallone è ancora tra i piedi di Fontana. Ruscetta, il cross troppo lungo stavolta per Sussi sul secondo palo, ci arriva facile Gambini, bravissimo Gambini a leggere il cross di Fontana, che forse aveva commesso fallo su Sia nel cercare di conquistare il pallone. Poi questo passaggio in profondità pericolosissimo verso Sussi, bella la lettura del portiere Gambini della Pistoiese. Rimessa con le mani per gli arancioni. Giomi cercare Neri, chiude tutto però Artini. Si cerca un pallone per riprendere il gioco. Rimessa con le mani ancora di Giomi. Ercoli di prima a cercare l'imbucata di Icardi, pallone che finisce invece nella terra di nessuno, dove non ci sono maglie e arancioni. Fa uscire il pallone Ubirti e riprenderà con una rimessa dal fondo, chiedendo ai compagni di salire. Invio lungo sul pallone, arriva Finocchi contro Ercoli. Tocco di Artini in avanti a cercare lo scatto e lo trova di Caselli, bellissima la chiusura ancora una volta di Mecacci, che sta giocando veramente un'ottima partita. Ercoli in contrasto viene messo giù, per l'arbitro è tutto regolare. Verdelli, lancio lungo a cercare Fontana, lo stop di petto di Fontana indirizzato verso la porta e il suo destro poi è debole per fortuna della Pistoiese, e Gambini riesce a bloccare il tiro, ma bravissimo Fontana che con il controllo di petto si era liberato dei suoi marcatori, è riuscito a scaricare il destro ma non è riuscito a dare né forza né precisione alla sua battuta. Riparte ancora l'Arezzo con un fallo laterale quando siamo al quarto minuto, occasione per Fontana. Ruscetta con le mani, lungo a cercare ancora Fontana. Arriva Caselli, allunga ancora molto bene il pallone per Fontana. Fontana, il cross sul secondo palo, troppo lungo, ma arriva Finocchi che cerca di rimetterlo per Sussi. Il suo tiro di sinistro è centrale e facile anche questo per Gambini. Ma ancora pericoloso l'Arezzo con Sussi. In questa occasione rinvio lunghissimo, Icardi cerca di allungare il pallone con il tacco, ma sfila in fallo laterale, troppo lungo per Neri, che comunque all'inizio aveva anche accennato allo scatto per cercare di recuperare il pallone. Quindi rimessa con le mani per gli Amaranto, il pallone finisce nuovamente fuori. E stavolta sarà rimessa per gli arancioni. Quinto minuto, 2-2. Arriva cambio per la Pistoiese. Doppio cambio per la Pistoiese. Esce sicuramente il numero 3 Ussia. Ed entra il numero 10 Tempesti. Ed esce Icardi. Ed entra il numero 21 Nannini. Quindi doppio cambio per Alberto Nardi per cercare di cambiare qualcosa anche a livello tattico, perché come vedete
numero 11 Pastacaldi è retrocesso a prendere il posto. Attenzione però, Caselli prova a andarsene, Caselli punta tutta la difesa, attenzione Sussi, scusate, non era Caselli, Ruscetta sbaglia il controllo, Gaggioli cerca di uscire, palla al piede ma viene fermato dall'arbitro perché si è portato il pallone in fallo laterale, già battuto da Ruscetta. Pastacaldi si allunga il pallone, anche lui, era Pinucci, Pastacaldi si è arretrato, è andato a fare il terzino sinistro al posto di Ussia, con Tempesti che è andato davanti a fare l'attaccante. Ruscetta, il cross in mezzo, pallone che viene allontanato per un attimo dalla difesa della Pistoiese. Adesso Pastacaldi con il sinistro allontana a cercare i compagni, ma va a chiudere tutto Tralci e butta il pallone in fallo laterale, quindi ha dato una nuova rivisitazione tattica Bertonardi alla sua squadra. Tempesti, appena entrato, cerca di andare in contrasto con due o tre avversari, poi arriva questo tiro di Peirotti, scusate, è entrato Peirotti e non Nannini al posto di Icardi. Peirotti è andato a fare il centrale, Nieri a destra e Tempesti a sinistra con Pastacaldi terzino. Per dare nuovamente un'impronta allo schema della Pistoiese, che adesso cerca di ripartire direttamente dalla difesa con Giomi, che perde però il pallone lanciato lungo verso Caselli, che di spalla stende Mecacci e si porta il pallone in fallo laterale. Effettivamente Caselli ha una fisicità un po' più importante, diciamo così, di quella di Mecacci, che però ha dimostrato di non arrendersi mai e di combattere su ogni pallone e di essere anche un buon elemento anche a livello tecnico per far ripartire la squadra, per impostare da dietro la manovra. Pallone adesso lungo a centrocampo, si lotta alla meglio la Pistoiese con Pastacaldi, pallone lunghissimo, non arriva però a Peirotti, va a chiudere Pinucci in fallo laterale. Ruscetta con le mani, siamo al nono minuto di questo secondo tempo, ancora 2-2 tra Pistoiese e Arezzo. Chiude tutto Pinucci, Ruscetta con le mani ancora dalla touche, va a cercare Fontana, chiuso. Si lotta sull'out di sinistra per la Pistoiese, di destra per l'Arezzo. C'è un fischio dell'arbitro, calcio di punizione in favore degli arancioni sul pallone Pinucci. Si allontana, capisce che non è il caso di giocare veloce e corto, sono reattivi i giocatori dell'Arezzo. Pallone quindi lungo a cercare la testa dell'alto Peirotti, non viene trovato. Verdelli vince il contrasto, va a cercare Sussi, anticipato, pallone però ancora per l'Arezzo. Artini contrastato da Nieri, finisce in fallo laterale il pallone, rimessa per gli Amaranto, rinvia Muo, Artini, Caselli allarga verso Finocchi. Finocchi cerca di cambiare gioco verso Ruscetta, pallone per un attimo controllato dalla Pistoiese con Muo, poi il lancio lungo a cercare Fontana, va a chiudere Gaggioli che lascia scorrere il pallone sul fondo. Di rimessa affidata ai piedi di Gambini. Rinvio lungo di Gambini, Finocchi, Verdelli la fa sua,
di testa allungandola in avanti, pallone che in qualche modo arriva a Minocci, Minocci contrastato molto bene da Muo che lo ferma in fallo laterale, che andrà a battere il solito Ruscetta. Vuole andare lungo Ruscetta, poi ci ripensa, la tocca verso Fontana che commette vistosamente fallo su Pastacaldi nel tentativo di recuperare questo pallone. Quindi calcio di punizione, rimessa, in pratica una rimessa dal fondo per la Pistoiese. Ricordiamo il risultato, 2-2, tutto nel primo tempo. Vantaggio dell'Arezzo con Sussi, pareggio di Cardi, vantaggio ancora dell'Arezzo con Caselli e pareggio di Ercoli. Tempesti, bello il controllo per Pirotti, viene chiuso in fallo laterale, ma l'ultimo tocco è il suo, quindi fallo laterale sarà, ma ci sarà, ma per l'Arezzo che ha già battuto. Ruscetta lungo a cercare Caselli, sfida tra capitani, se ne va via Gaggioli, almeno ci prova sulla sinistra. Pirotti cerca il tocco centrale, per un attimo la perde, poi la riconquista Ercoli. Pirotti ancora contrastato da Tralci, poi arriva Verdelli, si rimedia in qualche modo l'Arezzo. Muo cerca di mettere ordine alla manovra. Sussi tornato a destra, cerca di andarsene in velocità di testa a Pastacaldi, ma si porta il pallone fuori. Pastacaldi con le mani, lungo Tempesti, non controlla. Ruscetta cerca lo scatto di Capitan Caselli, bello la sfida tra capitani Gaggioli e Caselli. Bravo, bravissimo Gaggioli a far ripartire suo Aimuo, lancio lungo, non trova la testa dei compagni. Finocchi allarga su Ruscetta, tocco ancora per Minocci, fermato da Muo. Pastacaldi vince un contrasto, forse aveva subito anche un fallo in precedenza, poi il suo lancio viene contrastato in fallo laterale, già battuto verso Tempesti, contrastato da Verdelli, lotta Tempesti. Riesce ad andarsene Tempesti con grande caparbietà, Tempesti contro Neri, Tempesti cerca il pallone in mezzo, allontanato dalla difesa, poi Minocci, Ruscetta riesce a trovare Finocchi che lancia molto bene su Sussi, gran controllo di Sussi che se ne va, Gaggioli lo insegue, Sussi è velocissimo, Sussi contrastato e fermato da Giomi. Il fallo per l'arbitro è di Sussi, non di Giomi, che era riuscito a fermarlo. Poi Giomi finisce giù, il pallone tra l'altro era arrivato a un altro giocatore dell'Arezzo che aveva proseguito nell'azione, ma l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione in favore della Pistoiese per fallo di Sussi su Giomi. E ora rinvio, quindi con i piedi per Gambini, corto però addirittura Caselli lo dà, riesce a giocare il pallone a Fontana. Fontana contrastato da Giomi che lo ferma ancora nuovamente, però viene fermato anche lui a sua volta. Minocci, bravo Pinucci a levargli, a sradicargli il pallone, sbaglia il passaggio. Verdelli, Verdelli, bella l'imbucata sulla sinistra a cercare Fontana che cerca il cross ma trova solo il calcio d'angolo. Quando siamo al quarto d'ora di questa ripresa, 2-2 tra Pistoiese ed Arezzo, questo derby toscano, calcio d'angolo, andranno a battere Sussi e Artini, come al solito sono loro che vanno sul pallone per i calci piazzati. Parte Sussi con il destro, il pallone in aria, Gambini spazza, poi Pastacaldi di testa, poi Pinucci di testa, commette fallo Pirotti nel cercare di recuperare il pallone, ma aveva tenuto bene la posizione Finocchi. No, attenzione perché c'è un calcio di punizione in favore della Pistoiese, non dell'Arezzo. Credevo avesse fischiato
fallo su Peirotti, invece il fallo è in favore della Pistoiese ma molto più indietro, quindi ha visto qualcos'altro che a noi è sfuggito l'arbitro Mazzoni, o almeno che a me è sfuggito. Quindi ci sarà calcio di punizione per la Pistoiese. Meccacci sul pallone, allarga subito con Pastacaldi che chiedeva la palla a gran voce, il colpo di testa, Ruscetta mette in fallo laterale. Tempesti contro Neri. Tempesti cerca di trovare il varco per andarsene, arriva anche il raddoppio di Minocci che riescono a soffiare il pallone a Tempesti, a guadagnare anche un fallo laterale colpendo, facendo battere il pallone su Pastacaldi. Muo, Gaggioli di testa verso Pastacaldi, guadagna adesso lui il fallo laterale. Sul ripiegamento difensivo di Sussi, Tempesti va a lottare sempre contro due, tre avversari su questi falli laterali e la Pistoiese non riesce a uscire. Adesso il pallone è lungo verso Neri per cambiare, Neri prova il colpo di tacco, tra l'altro l'ultimo tocco è sfortunatamente anche il suo, quindi si rimette con una rimessa laterale. Ruscetta, colpo di testa di Sussi, Ercoli, Neri, tocco di Pinucci a cercare Peirotti che era riuscito a trovare il modo di calciare, ma sulla linea c'è il difensore dell'Arezzo Tralci che evita il 3-2 per la Pistoiese. Pinucci riesce a mettere giù nel cerchio di centrocampo, Giomi attaccato, rischia tantissimo di perdere un pallone sanguinosissimo, poi ha fortuna perché l'arbitro fischia un calcio di punizione, ma perdere un pallone in quella zona del campo potrebbe essere veramente molto molto pericoloso. Deve stare molto attento Giomi. Pastacaldi si ferma, Muo, bella l'apertura sulla destra a cercare l'arrivo in corsa di Giomi che però non riesce ad arrivare sul pallone, poi resta a terra dopo lo scontro con Artini. Si lamenta Giomi con l'arbitro che però non prende provvedimenti, quindi rimessa dal fondo per l'Arezzo. Quando siamo vicini al 20° minuto di questo secondo tempo, 2-2 tra gli arancioni e gli amaranto in questo derby toscano. E adesso riparte, cerca di ripartire l'Arezzo, la chiusura di Giomi in fallo laterale, Artini con le mani cerca compagni. Pallone viene messo nuovamente fuori di testa dai giocatori della Pistoiese, quindi ancora fallo laterale per l'Arezzo. Caselli cerca di saltare Muo, riesce a trovare il pallone, almeno cerca di trovare l'imbucata per Fontana, pallone troppo lungo per il compagno. Accompagnano il pallone fuori difensori e anche il portiere della Pistoiese, quindi dra al rinvio dal fondo. Gambini lungo, colpo di testa di Verdelli, finisce in fallo laterale. Può salire la squadra di Alberto Nardi con questa rimessa che verrà affidata. Pastacaldi, Muo, Pastacaldi sbaglia, Pinucci scusate il controllo, pallone però torna tra i piedi di Ercoli che prova il destro, altissimo il tiro di Ercoli provato dalla lunga distanza, il centrocampista arancione che nel primo tempo ha trovato il pareggio del 2-2 di testa con una grande spizzata,
Stavolta il suo destro finisce altissimo sopra la traversa. Per non far dispetto a nessuno, anche questo tiro di Ercoli, come quel in precedenza nel primo tempo, quello dell'Arezzo, era più simile a un tiro rugbistico. C'è una sostituzione, anzi doppia sostituzione nell'Arezzo. È entrato, se non sbaglio, Calussi, non ho visto, mi sono perso un attimo chi è uscito, lo vedremo poi nel corso della partita. Adesso esce Ruscetta ed entra Cecci. E se ho visto bene, sarà Tralci ad andare sulla destra, a fare il terzino destro al posto di Ruscetta, con Cecci centrale insieme a Neri. Verdelli in campo, Verdelli c'è, Finocchi l'ho visto, forse è uscito. Attenzione però, adesso il pallone giocato molto bene da Caselli sulla destra, Sussi, il cross in mezzo, Meccacci ci mette il gambone e allontana il pallone, poi non riesce a vincere il contrasto, o meglio vince il contrasto Pinucci, ma il pallone finisce in fallo laterale. Tralci verso Sussi, Sussi, il cross in mezzo di Sussi, contrasto tra Finocchi e Giomi, tutto regolare per l'arbitro, il pallone ancora lì, Verdelli, il destro centrale in due tempi, bravissimo Gambini. Quando siamo al 23esimo, l'Arezzo cerca di rendersi nuovamente pericoloso per cercare il gol del vantaggio del 3-2. Ma la Pistoiese si salva anche grazie a un buon Gambini, che adesso va a rinviare lungo a cercare il compagno. Si lotta sulla destra, se ne va molto bene Nieri, cerca Peirotti, fermato. Artini riparte con questo lancio lungo, Meccacci ferma tutto. Si gioca a centrocampo con Muo, mette giù il pallone, poi lo lancia lungo a cercare Nieri o Peirotti. Nieri contrastato da Cecci, che guadagna anche la rimessa laterale, anche se non era molto d'accordo Nieri. Adesso cambio per la Pistoiese, esce Ercoli con il numero 4 ed entra con il numero 21 Nannini. Non cambia molto a livello tattico con questa mossa, forse era solamente stanco Ercoli, ed entra Nannini. Comunque magari per caratteristiche diverse, eccolo Nannini che cerca di tenere il pallone, non riesce a tenerlo. È uscito Fontana, se non sbaglio, per far posto a Calussi. Pallone lungo di Tralci, Gaggioli ci mette la testa, poi Meccacci, Nannini allontana, fa scorrere bene il pallone Nieri, ma poi non lo trova più, viene fermato Nannini. Verdelli cerca di andarsene sulla sinistra, viene messo giù, calcio di punizione per l'Arezzo quando siamo ormai al 25esimo minuto di questo secondo tempo, 20 minuti al termine per le due squadre per cercare di cambiare l'inerzia della partita e portarla a proprio favore. Tre cambi a testa già effettuati. Attenzione, battuto il calcio di punizione, Sussi cerca l'imbucata verso Caselli, tutto regolare, no, fuori gioco di Caselli, che aveva fatto tra l'altro un grandissimo gol in pallonetto, ma ci sembrava che fosse irregolare la posizione di Caselli. Bella l'imbucata comunque ancora di Sussi, che dimostra di avere un piede educato. Si lotta sulla fascia, sull'auto di destra, con Nannini che non riesce a tenere il pallone in campo, fallo laterale già battuto per l'Arezzo, pallone che arriva a Tralci qui sull'auto di destra. Tralci, lo scambio con Sussi, Sussi si accentra, Sussi ancora lui, Sussi, bello il pallone per Caselli che stavolta non sbaglia sull'uscita di Gambini, lo trafigge Caselli, doppietta
per il capitano dell'Arezzo che chiama la sua squadra al rapporto per il gol, per festeggiare il gol di 3-2, doppietta del capitano dell'Arezzo Caselli. Bello, bellissimo il pallone comunque di Sussi nello spazio, l'avevo detto anche nel primo tempo, che riuscivano a muoversi molto bene negli spazi tra le maglie arancioni e sul filo del fuorigioco. Bella l'intuizione di Sussi per Caselli, che infila il portiere Gambini per la seconda volta a livello personale, per la terza volta a livello di squadra. 3-2 per l'Arezzo. Vediamo se la Pistoiese troverà la reazione che ha trovato ogni volta che ha subito il gol nel primo tempo. Si lotta subito a centrocampo, batti e ribatti, varie gambe tese, alla fine palla contesa, palla alla difesa, come usava a dire un tempo Mecacci. Allarga su Giomi cerca di andarsene, viene messo giù in modo irregolare, brutto fallo qui subito da Giomi, viene giustamente ammonito il centrocampista dell'Arezzo, fallo da dietro, non cattivo assolutamente, ma pericoloso. Quindi calcio di punizione per gli arancioni. Si lamenta di non avere molte soluzioni Nannini. Parte il suo calcio di punizione diretto verso l'aria, il colpo di testa di Tempesti non riesce a indirizzare il pallone verso lo specchio della porta, il numero 10 arancione. Pallone quindi sul fondo quando siamo al 28esimo minuto, 3-2 per l'Arezzo, che adesso manovra il pallone dietro Cecci, lancio lungo adesso, Mecacci ci mette la testa, Peirotti va a cercare Nieri, Cecci ferma tutto in fallo laterale. Tempesti, venuto da giocare da quest'altro lato contro Artini, Tempesti va giù per l'arbitro, è tutto regolare, Martini si è portato il pallone fuori sul fondo e quindi ci sarà calcio d'angolo per la Pistoiese. Un'occasione per gli uomini di Alberto Nardi per far salire le torri e cercare il gol del pareggio quando siamo ormai alla mezz'ora di questo secondo tempo. Ricordiamo, questa è la seconda giornata del campionato Berretti, campionato nazionale di Lega Pro. Battuto in mezzo il calcio d'angolo alla lontana, di testa alla difesa, poi tiro di Muo che non finisce in realtà lontanissimo dai pali, ma non aveva, diciamo così, la potenza necessaria per poter mettere in difficoltà il portiere Ubirti, che ha lasciato scorrere il pallone sul fondo, lo ha seguito e lo ha visto finire non lontano comunque dai pali, ma sul fondo. Attenzione, contrasto vinto dalla Pistoiese, però inciampa Peirotti. Pallone che arriva sulla sinistra, Tempesti cerca il tiro, viene murato, poi cerca di ripartire ancora l'Arezzo adesso con Caselli, Giomi, forse c'era fallo su Giomi, poi è Giomi che commette fallo su Finocchi, prende il cartellino. E quindi calcio di punizione per l'Arezzo. Affidato a Cecci. Lo lancia a lungo sulla sinistra, ma il pallone è troppo profondo
imprendibile per i suoi compagni. Quindi regala nuovamente il possesso alla Pistoiese, che è sotto di una rete. Contrasti di testa, riesce Minocci per un attimo ad andarsene. Tempesti tiene il pallone in campo, Minocci lo gioca verso Caselli. Caselli cerca di prima Sussi, chiude tutto la difesa arancione. Rimessa ancora sull'out di destra per la squadra Amaranto. Se la prende con calma chiaramente la squadra di Alessandro Longo, in vantaggio di una rete. Cerca il tocco Calussi, sbaglia direi tutto, non si intende con i compagni. Pallone sul fondo, quindi rimessa ancora per la Pistoiese. Sono passati 32 minuti questo secondo tempo. Invio verso Tempesti, cerca di proteggere il pallone. Tempesti, bravissimo, riesce ad andarsene, poi subisce fallo da Verdelli, che si prende anche l'ammonizione, anche numero 4 dell'Arezzo. Bravo Tempesti a difendere il pallone con il fisico. Guadagna un calcio di punizione che adesso andrà a battere Muo. Si attende che Mazzoni abbia segnato. Nome giocatore ammonito. Batte Muo verso l'aria, ma l'uscita di Ubirti è facile. Preda per lui andare a prendere questo pallone molto semplice, troppo lungo la battuta, nessuno è andato a contrastare il portiere dell'Arezzo. Pallone lanciato lunghissimo a cercare Sussi, c'è in vantaggio Muo, ma si fa rubare il pallone sia lui che Pastacalli. Il cross di Sussi troppo sul portiere, facile preda di Gambini che va a rinvio. Pallone subito rimesso in avanti Tartini, ma non ci sono maglie Amaranto, e quindi pallone che sfila addirittura sul fondo, nuovamente rimessa per Gambini. Non rinvia benissimo, ma la Pistoiese riesce a tenere il possesso del pallone. Lanciato adesso in avanti Peirotti, lo tiene giù Nannini, bello il lancio a cercare Tempesti, un po' forse troppo a memoria, perché Tempesti non ci poteva arrivare su questo pallone neanche se avesse avuto un motorino. Quindi pallone che torna nella disponibilità della squadra aretina con Ubirti. Va a cercare nuovamente Sussi, colpo di testa di Pastacaldi, cerca di mettere giù il pallone Minocci, guadagna una rimessa laterale Tralci per lui con le mani. Lo scambio con Calussi, poi il pallone che arriva a Sussi e Tralci ancora va a cercare Finocchi, fermato, poi cerca di inserirsi anche Calussi, bella la chiusura ancora della difesa. Mecacci esce, palla al piede dalla difesa in maniera stupenda, poi il suo rinvio viene ribattuto e diventa quasi un pallone giocabile per l'Arezzo. Finocchi riesce a tenere il pallone in campo, lancio lungo di Artini, Gaggioli di testa, contrasto tra Tempesti e Tralci, se ne stava andando via Tempesti, ma c'è fuori gioco di rientro del numero 10 arancione, per questo ha fermato il gioco l'arbitro. Abbiamo visto la bandierina alzata, c'è un cambio intanto tra le fila dell'Arezzo, il quarto cambio anche per l'Arezzo. Esce il numero 10 Finocchi ed entra il numero 15 Bellitri. Ecco
il cambio per Alessandro Longo. Vediamo dove si andrà a posizionare Bellitri. Intanto c'è calcio di punizione fidato a Tralci, pallone lunghissimo sulla sinistra, cercare Artini, Nannini chiude, Muo, Verdelli di testa, riesce a tenere il pallone in campo Artini, lo allunga verso Caselli, ma c'è in vantaggio Nannini che chiede il fallo laterale perché il pallone è uscito dopo un po' di polemiche anche con Caselli. Riesce a recuperare il pallone Giomi per poterlo mettere nuovamente in gioco con le mani. Siamo al 37esimo, Pistoiese in svantaggio di una rete, 8 minuti più recupero alla fine. Vediamo se i ragazzi di Nardi riusciranno a trovare lo spunto per trovare il pareggio. Se ne va Nieri, cerca il tocco verso Tempesti, fisicamente regge allo scontro ma perde poi il possesso. Pallone giocato verso Sussi, Sussi in qualche modo riesce a tenerlo, poi lo perde nuovamente. Pallone allargato da Pastacaldi verso la terra di nessuno. Pallone verrà messo nuovamente in gioco da Bellitri. Tocco in avanti a cercare Caselli. Caselli, bella l'imbucata. Pallone però diventa troppo lungo perché non aggancia Calussi e diventa troppo lungo per Sussi, possibile per andarlo a prendere, ma c'è stata una deviazione di un giocatore in maglia arancione, quindi rimessa laterale, sarà nuovamente per l'Arezzo con Tralci. Sussi riesce a far passare questo cross, Gaggioli lo allontana e mette il pallone in fallo laterale. Con le mani Tralci, ancora verso Sussi, contrastato da due giocatori della Pistoiese, riesce a passare il cross di Sussi, ma è facile preda per Gambini. Rimette lungo veloce Gambini, manca sempre meno per gli arancioni per trovare il pareggio. Si lotta a centrocampo con il pallone che viene recuperato adesso dall'Arezzo, poi sbaglia Sussi, Muo, salta Calussi e allarga bene il gioco su Giomi. Prova a salire Giomi, il pallone lungo a cercare non si sa bene chi, arriva Ubirti senza problemi prendere questo pallone, non lo fa uscire stavolta il portiere dell'Arezzo, va a recuperare con le mani e fa salire i suoi nuovamente, chiaramente rimette pallone in gioco con calma quando siamo quasi al 40esimo. Palla lanciata in avanti, forse c'era fallo su Muo, l'arbitro fischia. Infatti il calcio di punizione per gli arancioni, giocato subito da Nannini in favore di Giomi, sale numero 2 arancione, cerca di saltare Artini, non vi riesce e pallone in fallo laterale. Giomi lungo, Verdelli anticipa tutti, Bellitri allontana come può. Caselli cerca di mettere giù il pallone, invece lo controlla molto bene Nannini che cerca di andarsene in mezzo a troppe maglie. Amaranto perde un pallone sanguinoso, prova a ripartire Artini che commette fallo nettamente su Mecacci, che è stato nuovamente ancora bravissimo nel riuscire. Intanto si piglia il meritatissimo giallo per la trattenuta Artini. Mecacci è riuscito nuovamente a mettere il corpo e la sua tecnica e la sua velocità per fermare Artini, guadagnato il calcio e punizione, punizione per l'avversario, e andrà adesso a battere proprio lui questa punizione. La gioca corta su Giomi, Giomi inciampa sul pallone, Artini
cerca di sradicarglielo. Giomi fortissimo, riesce ad andarsene, poi viene messo giù da Vellitri, che entra forse un po' troppo veementemente su Giomi, che resta momentaneamente a terra, ma non sembra che sia fatto nulla. Il terzino arancione che rimette subito il pallone in gioco con le mani, Mecacci ancora su Giomi col sinistro a cercare Peirotti, fermato, pallone lanciato lungo in avanti da Verdelli, vediamo se arriva prima Artini o Mecacci, nuovamente Mecacci, il tocco dietro per Gambini che spara il pallone in avanti alla caccia di un compagno, ma chiude Cecci. E finisce quindi facile facile tra le braccia di Ubirti. Siamo al 42esimo in questo momento, mancano 3 minuti più recupero alla fine di questa sfida tra Pistoiese e Arezzo, 3-2 per gli ospiti. In maglia Amaranto, doppietta di Caselli e gol di Sussi per l'Arezzo, Icardi ed Ercoli per la Pistoiese. Va a tralci con le mani lungo il pallone di Tralci, che finisce direttamente in fallo laterale. Pastacaldi deve cercare di velocizzare il gioco però la Pistoiese, perché il tempo passa. Verdelli si lamenta delle spinte di Tempesti, ma l'arbitro dice che è tutto regolare. Ancora fallo laterale quindi per gli arancioni, ancora Tempesti, stavolta viene anticipato da Minocci. Ancora il fallo laterale verso Tempesti, che però stavolta finisce a terra, ma non c'è fallo, non c'è calcio di punizione, quindi rimessa con le mani per l'Arezzo. Contrasto adesso a centrocampo, Caselli lancia il pallone in avanti in anticipo su tutti Mecacci, che tocca di ginocchio all'indietro verso il portiere, che non si aspettava poi Mecacci che di riavere subito il pallone da Gambini, ma non succede nulla, non attacca comunque gli avversari Sussi. Adesso il pallone arriva sull'out di sinistra, dove Caselli va alla bandierina a cercare di perdere tempo per tenere il risultato. Pallone in fallo laterale per l'Arezzo, Artini con le mani. Tocco verso Sussi che sbaglia il controllo, poi commette forse anche fallo su Nannini. Comunque l'arbitro dà rimessa alla Pistoiese quando siamo al 44esimo. Già battuto Nieri, però sbaglia il controllo il giocatore della Pistoiese. Il pallone è messo in fallo laterale ancora da Caselli, cercato Tempesti, cerca di allungarla di testa verso Peirotti, si lotta su questo pallone a cercare di arrivarci per primi, ma a buon gioco l'Arezzo, rinvia il portiere Ubirti direttamente in fallo laterale il più lontano che può. Pochi secondi al 45esimo, poi ci sarà solo recupero, cerca di andarsene Muo, l'arbitro non dà all'inizio fallo, no, ha dato solo rimessa laterale, pallone verso Tempesti, fermato da Vellitri, allontanato ancora questo pallone, poi c'è un fallo di mano netto di Caselli, ma il pallone era nuovamente uscito in fallo laterale. Giomi, scaduto il 45esimo, siamo nel recupero, pallone allontanato da Cecci, nuovamente in fallo laterale, cerca di salire attraverso le touche la Pistoiese, guadagnare metri per cercare di avere l'ultima occasione. Alla caccia del pareggio gli uomini di Nardi, rimessa lunga, Vellitri di testa, allontana in calcio d'angolo. Vediamo chi andrà a battere questo calcio d'angolo per la Pistoiese. Siamo al 46esimo.
ultimi veramente scampoli di partita, ferma tutto l'arbitro, ha qualcosa da dire a un paio di giocatori che sono Peirotti e Neri, Peirotti della Pistoiese e Neri dell'Arezzo. Calcio d'angolo per gli arancioni, battuto lungo sul secondo palo, forse troppo lungo, ma c'è Tempesti. Pallone però, secondo l'arbitro, è uscito dalla battuta del calcio d'angolo, quindi tutto fermo e si riprenderà con una rimessa dal fondo. Siamo ormai al 47esimo minuto di questo secondo tempo. Ricordiamo l'Arezzo in vantaggio 3-2 sulla Pistoiese. In via di Ubirti, pallone lungo, riesce a controllarlo Sussi a centrocampo, lo allarga Verdelli, Artini. Artini cerca solamente di far passare il tempo, guadagna un fallo laterale. Consultato il cronometro, manca veramente, veramente poco alla fine di questo match. Adesso contrastato, Artini butta il fallo laterale per la Pistoiese. Giomi con le mani, Nannini, pallone lungo ribattuto, si alza un campanile che finisce però fallo laterale, e finisce qui anche la partita tra Pistoiese e Arezzo. Finisce 3-2 per i ragazzi di Alessandro Longo sui ragazzi di Alberto Nardi. Gli autori dei gol, passa in vantaggio l'Arezzo con Sussi, pareggia la Pistoiese con Icardi, ancora vantaggio dell'Arezzo con Caselli, pareggio di Ercoli per la Pistoiese nel secondo tempo, il 3-2 di Ercoli che chiude il match. Quindi è tutto dal campo sportivo di Pistoia Ovest. Pistoiese Arezzo finisce 3-2. Un saluto da Antonello Caruso.